La prima domanda è doppiato partito. La più cretina che mi viene è doppiato più cattivi o più buoni? Credo di essere famoso per quanti cattivi. Cattivi, ma quanto bisogna essere cattivi e quanto buoni a questo punto? Di solito dicono che le persone più buone sanno fare bene i cattivi perché sono molto spaventate. quindi tu sei un buono che fa il cattivo, ma sarebbe è più divertente. Forse sarebbe, forse non è vero. È più divertente fare il cattivo o fare il buono? Il buono non è sempre uguale. Il buono è noioso, il cattivo no. Sì, può essere vero, può essere un assioma abbastanza giusto. Cioè, da più versatilità. Sì. E tu come hai cominciato la tua carriera? Tu hai cominciato... fai parte degli attori importati a Roma, non sei nato lì comunque. No, io sono nato a tutti gli effetti. Ah, sei nato però? Sono nato eroe, sono orgoglioso di essere nato a Pizza. Ma per caso? Mio padre aveva una clinica e mi ha fatto nascere nella mia clinica, la clinica San Francesco di Paolo. Ah. È nato a Pizza, ma dopo 24 giorni ero già dentro il raccordo. Quindi senza speranza. Possiamo dire che sono romano a tutti gli effetti. E quindi mi approccio al doppiaggio, però se dobbiamo parlare di doppiaggio, siamo qui per questo. Se dobbiamo parlare di... Sei entrato nell'ombra, delle voci nell'ombra, quando? Le voci dell'ombra, io sono stato. Sono entrato nella voce dell'ombra nel 1980, 80, 84, 85. 84 entro a 29, 30. 85, l'anno di Ritorno al Futuro, che adesso è i famosi 30 anni di Ritorno al Futuro, che ho amato, un figlio che ho amato tantissimo. E sono entrato per voglia, per desiderio, approcciando un grandissimo direttore, forse il più grande direttore che c'era, Mario Maldesi, non tanto caro da poco. Cerco di fare un provino con lui e mi caccia. Dopo qualche ora mi dice, no, guarda, torna, troppo ero agitatissimo. Poi mi richiama la sua assistente, dice il maestro vuole parlare, io torno, farai il prossimo film che devo fare. Però da che cosa vincere? No, anche se non hai detto nulla, non hai capito nulla, ma credo che con te ci posso lavorare. Il film era Tre uomini e una curva, un capolavoro di film. E dopo una settimana finito quel film mi chiama e mi dice vieni che devi fare un provino. Entro in sala, sul provino, guardo lo schermo, vedo solo De Niro e un bambino, e faccio, ma adesso no, questo non è nello giusto. Il bambino? Bambino. No, no, De Niro. Sì, sì. Il film era Mission, e già lì inizia un po' il terremoto che ho creato in questo ambiente. È sempre faticoso abituarsi anche per gli spettatori, no? Abituarsi ai cambi di voce, eccetera. È stato quanto pesava questo alternarsi di voci nel suo personaggio di De Niro nella tua carriera? Io sono stato completamente segato dopo l'esperienza, mi hanno tolto De Niro, poi l'ho rifatto insieme con l'anima di Ferruccio, poi in Altalena con Ferruccio e poi dopo adesso quest'anno, 2016, sono 30 anni. Io preferisco del tuo favore. La tua voce, quella di Ferruccio, che per senza nulla togliere. Erano altri tempi, ero un attore bravissimo come Ferruccio, che si permetteva di fare qualunque cosa in una maniera un pochettino, esagerata, era un padrone della sua azienda. Per cui faceva 4-5 personaggi, dovevano dire tutti quanti, e devo dire che alla fine era un po'. Però forse è cambiata anche la recitazione di De Niro stesso? No. È cresciuto, siamo arrivati a un giovane De Niro, da un giovane De Niro a un De Niro dove Ferruccio era 10 anni più grande, a un altro De Niro dove De Sandro era 10 anni più piccolo. Quindi a quei tempi lo sono ancora 10 anni più piccolo. ero allora 10 anni, lo sono anche oggi. Fatalmente. Ancora oggi 10 anni più piccolo di Bobo, Bobo De Niro. No. Ecco, ma quanto... diciamo quanto uno si
immedesima in quel personaggio che doppia, cioè non nel personaggio, nell'attore, perché alle volte questa è una domanda che fai a me, le ho fatte diverse, simili ma diverse, no, quanto non nel personaggio, quanto ci si portando avanti un personaggio, questa è la differenza, perché tu hai portato comunque avanti un personaggio come De Niro, che prima di tutto è un attore pesantissimo dal punto di vista di responsabilità, e negli anni quindi ti non è un'influenza momentanea, è una cosa che si protrae nel tempo, in questo senso te lo chiedo. Non so, lavorare su De Niro è la Carni credo abbia definito De Niro l'attore più grande del secolo, e questo mi era un premio che gli hanno dato 5 anni fa. Ma è inutile fare nessun parametro, tu stai addosso ad un attore. Questo sì, però non c'è il rischio magari di influenzi che ti porti indietro un po' di De Niro anche in altri doppi? Questa era. Ma ogni giorno che ti svegli devi fare un attore diverso, ogni ora della tua giornata è dedicata, almeno hai 3 turni nei quali puoi fare tanta roba. Quando ci si incontrano i grandissimi attori ti rendi conto di quanto tu possa essere piccolo, questa è la verità. E davanti a De Niro ovviamente c'è sempre una forma di grande rispetto, sempre paura di rovinarlo. Qual è quella più difficile di De Niro che ti sei trovato a doppiare? La prestazione sua? Non lo ricordo, sono tutte difficili, anche quando fa la commedia. La commedia, la commedia è difficile, Ieri sera sono tornato in albergo e ho trovato l'ultimo De Niro di... con la Pfeiffer, un film delizioso, dove loro sono mafiosi che vengono messi in una cittadina francese per scappare, quando prendono le persone importanti, le portano da un'altra parte, non mi ricordo. Sì, 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 la protezione di testimone. Protezione di testimone, bravo, grazie a lui. È doppiato anche l'FBI. E ieri sono tornato al vecchio, c'è la televisione, ho sentito De Niro, ma che cazzo, sono perseguitato qui dalle voci nell'ombra. E sentivo, trovavo un lavoro a distanza di tempo, quando riascolti i film, divertente, riuscito bene. Sappia lei, e sappiate voi, e sappiano tutti i posteri, che la gran parte del lavoro, se si fa bene o male, dipende sempre dal direttore, come un po' Io sono uno che difende molto la figura istituzionale di un bravo direttore. Beh. Quindi ogni volta che fai un De Niro, se il direttore è bravo, il De Niro può venire più o meno bene. L'importante è che sia compreso bene il rapporto che il direttore deve avere con me. Quindi io faccio sempre la voce di De Niro, ma l'intenzione del personaggio che De Niro interpreta, e come diceva il grande Maltesi, l'immenso Mario Maltesi, si doppia il personaggio, non l'attore. Ok, quindi noi parliamo dei personaggi. I personaggi che ha fatto De Niro vanno dal padre disperato del figlio drogato, vanno dal padre di famiglia, dalla commedia, ti presenti i miei, dal mafioso, il contromafioso. Ti ripeto, in Altalena, in questi 30 anni è capitato di doppiarli un po'. Questo sì, però è anche vero che un personaggio così, un attore così importante, tende magari a portare su di sé i personaggi che interpreta, cioè non è uno che fa quel personaggio, ma è De Niro che diventa, che fa quel personaggio. Per quindi noi è molto De Niro perché siamo in Italia. E in Italia ovviamente è un, diciamo, De Niro è un marchio al quale molti italiani si riconoscono. Gli abbiamo dato il passaporto italiano, gli ha dato il passaporto italiano, è un personaggio che ha i parenti in Abruzzo, è qualcosa che ci appartiene, esaltato dal grande leone, da c'era una volta in America, come diceva, Steve della Casa al primo posto, e quindi io non lo perdo, sto al primo posto, non si rischia, non mi rischio niente, sto al primo posto in assoluto. Sto scherzando, non è vero, me ne guardo bene, no? Questo lo dice lui, io mi seguo assolutamente da qualunque sicurità, e se questo è un movimento che deve restare, bene che sia chiaro, io gioco, lui mi dice serio, ma io gioco. De Niro è nell'immaginario collettivo una figura che risponde a determinati ormai riferimenti. Quindi in Italia il personaggio De Niro è qualcosa che raccoglie un po' questa mentalità, anche un po' subdolamente mafiosa, vassallesca per gli italiani. Però, dunque, volendo ridurre, diciamo, in modo quasi ridicolo
due grandi categorie di attori, ci sono quelli che riportano tutti i personaggi a se stessi, quelli invece cambiano se stessi e diventano tutti personaggi. Anche tra gli attori italiani avevamo esempi di questo genere, da Volonté a Sordi, e forse Volonté era sempre una persona diversa. Tu chi preferisci come tra gli attori americani, quelli che più camaleontici oppure quelli che comunque mantengono la loro personalità? Beh, non lo so, a me dicono che la mia voce è difficilmente anche riconoscibile, per più di 20 anni nessuno sapeva che ero io che doppiavo alcuni personaggi, quindi vivevamo il camaleontismo. Io, al contrario di tanti miei colleghi che hanno la felicità di essere sempre così molto vocalmente riconoscibili, io vado molto in base, io mi nascondo molto dietro gli occhi del personaggio che faccio, e ogni volta io sono un attore, non sono un operatore di voce, io faccio l'attore, quindi a me mi porta sempre il personaggio e mai l'attore a fare una cosa, quindi io lavoro solamente sulla personalizzazione di quello che è già stato fatto. Il nostro è un servizio e come tale deve essere, e io detesto anche quando c'è troppa riconoscibilità. Amo molti colleghi invece che come me si nascondono, si modificano, si sporcano, si creano tutto un personaggio, perché ogni volta il personaggio deve dare una funzionalità anche nella missione vocale, nella interpretazione che dai, deve essere masticata insieme al personaggio. E cos'è questo doppiaggese? Ma guarda, il doppiaggese, io non so, non saprei risponderti correttamente a questa domanda. Ti dico che ci sono molti operatori della voce e pochi attori. Ok, questo è il punto. Quindi diciamo, questo cos'è il finale lapidario, diciamo. No, cosa io ritengo che qualcuno lo deve dire, molti colleghi che non si impegnano nel fare personaggi ma mantengono un surplus. Non so, Vasquez, che è una moto. Vasquez è stato uno dei più grandi ciclisti del dopoguerra. Ed era un uomo che riusciva a stare fermo sulla bicicletta comodamente per interi quarti d'ora, 20 minuti. I surplus di Masco sono stati molti lavoratori. Stavano lì fermati e non sta faticando per stare lavorando, stanno lì così. Mentre a me piace il sudore, mi piace lavorare. Per questo io sono l'unico qua dentro che scagliare. E per questo te lo dico solamente in esclusiva. Io non adatto. Io non dico. Io non faccio pubblicità, io non ho la scuola di doppiaggio. Qua dentro, tutti gli altri sono un grande calderone nel quale cade tutto. Io faccio tutto. L'ultima cosa che ho fatto, la domanda che ho fatto invece questa a tutti: cosa pensi delle ultime generazioni di doppiatori? Io ho visto generazioni purtroppo nascere, questa è una cosa che mi vuole, che vuol dire che sono vecchio? Nel senso che ho visto già quelli che erano, non approcciavano questo mestiere a 20 anni, oggi sono diventati dei bravi 40. E ti ripeto, quando vedo giovani che si impegnano, che non fanno questo mestiere solamente per stare sul paese, mi piacciono molto. Quindi amo tutti, amo molte colleghe, veramente molte colleghe, amo molti colleghi, molto bravi, io ritengo, però ti ripeto, io sono l'unico che non faccio, ma quanto ti ha penalizzato il fatto di aumentare la velocità nel dover produrre e sformare come uova dei polli in batteria? Molte batterie, è vero, ma quello che dicevo io, la tua è una visione molto più Walt Disney, sì. Mi piace molto più la tua, la mia invece è un po' più severa e sportiva. Io ho iniziato questo mestiere che era da maratoneti, adesso è diventato da 100 metristi, quindi muscolatura, acidi lattici e teorema proprio di lavoro per fare i 100 metri è completamente diverso, hai bisogno di altri muscoli. La maratona una volta prevedeva altre i tendini avevano un altro, quindi mestiere. La selezione naturale ha cambiato anche il doppiatore. Quindi oggi ci sono magici, molto energici, che vedi subito con grandi impronte e fino a che funzionano bene, ma quando si romperanno da venire, se non sono bravi come attori, se sono bravi come attori, ci possono stare. Grazie.